Sono anni che ci provo a fidarmi un po' di loro. E ogni volta che mi sforzo mi convinco sia diverso. Finisce sempre uguale. Dimmi che senso ha sperare. Dice che mi pensa, che non riesce a stare senza di me. Mentre scrive ad altre tre. Ma vatti a fare un giro, ti lascio un buon augurio con tanto di dito medio. È un saluto, ma di congedo. E allora che devo fare? Prendere o lasciare? Provarmi a fidare e farmi del male? Che devo dire? Lasciarti? Al cuore o alla mente, dare peso al passato, al presente. Ti confondi tra la massa, a volte ti rilassa. Perdere un po' i sensi, non dire ciò che pensi. Su cosa dovrei basarmi? Di quale dovrei innamorarmi? Su Cittadella, la radio, Dito Medio, il singolo di Elena Faggi, giovanissima cantautrice, musicista, attrice, performer, che abbiamo, devo dire, il piacere di avere questa sera in diretta su Cittadella. Benvenuta Elena. Ciao, grazie mille. Allora, abbiamo sentito in apertura un minutino del tuo nuovo singolo, Dito Medio, che risentiremo in chiusura d'appuntamento per intero. Insomma, una passione per la musica che è stata poi condivisa con tuo fratello Francesco, diciamo, che è stato magari un tuo punto di riferimento. Com'è nata, Elena, l'idea di comporre e iniziare insieme questo percorso? Allora, in realtà diciamo che è cresciuta pian piano insieme a noi, perché io ho iniziato a fare arte fin da piccolissima, seguendo un po' le sue orme, perché è 3 anni più grande di me. Praticamente abbiamo iniziato dal teatro, quindi musical, facendo un po' di tutto, quindi danza, recitazione, canto. Poi dopo, nel 2017, abbiamo partecipato ad Italia's Got Talent insieme, e quello è stato l'evento che ci ha consolidato come, diciamo, collaborazione, perché ci siamo trovati benissimo in una situazione comunque super professionale, in un palco importante che per una 14enne, un 17enne comunque è un evento che ti segna. E quindi da lì abbiamo detto: ah, sai che fare musica insieme ci piace? Poi dopo io ho iniziato a scrivere anche lui, e quindi abbiamo iniziato a collaborare insieme. Bene, bene. Beh, sicuramente un rapporto speciale con tuo fratello. Sì. Senti, andate d'accordo? Insomma, come create insieme, chi la musica, chi i testi, come vi dividete il lavoro, Elena? Allora, in realtà per quanto riguarda le mie canzoni, perché alla fine è come se fossimo due artisti che hanno due percorsi in parallelo, che però sono comunque legati tra di loro. Quindi quando scrivo una mia canzone, ad esempio Dito Medio, scrivo testo, melodia, poi gliela faccio ascoltare, magari accompagnandomi con il piano oppure con l'ukulele, dipende dalla canzone. E poi insieme pensiamo a magari i suoni che potrebbero starci, eccetera. E poi dopo alla fine lui compone tutto l'arrangiamento, io do qualche consiglio, opinione, però sì, diciamo che dell'arrangiamento si occupa lui. Però sì, è tutto fatto molto insieme, essendo nella stessa casa, quindi è molto molto comodo. Bene, allora noi in diretta su Cittadella abbiamo Elena Faggi, in chiusura di appuntamento risentiremo Dito Medio, il suo nuovo singolo. Senti Elena, c'è una bella esperienza che hai vissuto alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, nelle nuove proposte con il brano Che ne so, testo naturalmente tuo, musica anche tua di Francesco, e poi naturalmente c'è stata la direzione e la cura del maestro Beppe Vesicchio anche. Sì. Raccontaci insomma di questa bella esperienza e soprattutto con la collaborazione con il grande maestro. Ah, questo è stato veramente, fino ad ora, il traguardo di cui vado più fiera. E non pensavo di poter raggiungere una cosa così importante a 18-19 anni, e specialmente di raggiungerlo con Che ne so, perché è la primissima canzone che ho scritto in italiano, perché prima scrivo sempre in inglese. E quindi niente, mi sono iscritta a questo concorso che si chiama Aria Sanremo, che poi mi ha portato ad essere tra le 9 proposte. È stata veramente un'esperienza indimenticabile, soprattutto per il fatto che
Ero insieme a mio fratello perché ha fatto l'arrangiamento e il maestro Beppe Vessicchio, cioè, sembrava tipo una visione, cioè mai avrei pensato di conoscerlo e di averlo come direttore d'orchestra. Poi è una persona veramente di una bontà e di un'umiltà immensa, nonostante la sua grandissima conoscenza. La cosa più bella che mi ha lasciato questo festival è continuare ad avere questa comunicazione con il maestro, perché la maggior parte delle volte gli inviamo le nostre canzoni, ci dà consigli su come migliorarle, quindi è veramente una cosa che ho l'onore di avere, ecco. Beh, grande uomo, ma soprattutto anche grande professionista, Beppe sì. Vessicchio. Senti Elena, insomma, tu canti, ma oltre a cantare sei attrice, performer e ti sei esibita anche in un musical. Qual è la dimensione artistica in cui ti trovi meglio? Insomma, il canto, il recitare magari, il danzare? Allora, diciamo che in realtà io mi rivedo in ognuna di queste forme d'arte, però in maniera diversa. È come se ogni forma d'arte avesse una mia sfumatura. Diciamo che quella che secondo me è proprio al primo posto tra tutte è l'Elena come cantautrice, perché quando scrivo le mie canzoni, le canto, so che sono veramente, cioè sono io nella forma più pura, ecco. Però al tempo stesso mi piace continuare a coltivare la recitazione, la danza, perché fanno comunque parte di me e non sono cose che voglio lasciare nel cassetto. Bene, allora in diretta su Cittadella Elena Faggi, tra pochissimo in chiusura risentiremo Dito Medio. Beh, il caso adesso di dare due cenni su questo tuo nuovo singolo, da dove nasce l'idea di questa canzone, soprattutto parlaci del testo di questo tuo singolo. Allora, questo pezzo per me è stato un gran esperimento, sia dal punto di vista vocale ma anche dal punto di vista di cantautorato, ecco, perché l'ho scritto immedesimandomi in una mia amica, quindi parla di una storia sua. L'ho scritto a dicembre del 2020, quindi ancora prima di fare Sanremo, e poi niente, dopo è nato l'arrangiamento e alla fine quello che volevo trasmettere con questa canzone è il fatto di imparare a crescere, imparare a lasciare andare persone magari che non devono più far parte della propria vita, e quindi di salutarle con tanto di Dito Medio. Nonostante il titolo sia molto schietto, mi piace il fatto che questo messaggio venga trasmesso con eleganza, perché alla fine la cosa più importante che deve risalire da questa canzone non è mandare a quel paese quella persona, ma scegliere se stessi prima di tutto. Senti Elena, hai messo in pratica tu ciò che scrivi in questa canzone? Cioè, sei riuscita sì. a lasciare andare una persona? Sì, l'ho messo in pratica. In realtà questa canzone mi ha aiutato tanto in momenti dopo averla scritta, e quindi sì, diciamo che mi è servita anche a me come ascoltatrice. Bene, allora Elena, noi siamo in chiusura dell'appuntamento con te, naturalmente grazie per questa bella chiacchierata. Progetti? Grazie a te e a voi. Progetti per questo 2023, per il proseguio di questo anno? Allora, il primissimo obiettivo è quello di pubblicare tanta musica, perché adesso che ho fatto uscire il mio primo EP in italiano, dove ci sono, che ne so, Dito Medio e altre 4 canzoni, voglio pubblicare tanta musica, soprattutto in inglese. Infatti ho fatto uscire da pochissimo con mio fratello un pezzo che si chiama Nothing Can Blow Me Out, e quella è una piccola sfumatura di tante altre, anche perché io sento proprio di voler mostrare al mondo anche come scrivo in inglese, quindi pubblicare tante canzoni sia in italiano che in inglese e suonare live. Bene, allora ti auguriamo naturalmente il meglio professionalmente, ma anche nella vita. Elena, noi ti ringraziamo. Grazie. Elena Faggi è stata in diretta con noi questa sera su Driving. In chiusura noi sentiamo il suo nuovo singolo, si chiama Dito Medio. Ciao Elena e grazie. Ciao, grazie mille. Sono anni che ci provo a fidarmi un po' di loro, e ogni volta che mi sforzo mi convinco sia diverso, finisce sempre uguale. Dimmi che senso ha sperare. Dice che mi pensa, che non riesce a stare senza di me, mentre scrive ad altre 3. Ma vatti a fare un giro, ti lascio un buon augurio con tanto di Dito Medio. È un saluto ma di congedo. E allora che devo fare? Prendere o lasciare? Provarmi a fidare e farmi del male? Che devo fare?
cuore o alla mente. Dare peso al passato, al presente. Ti confondi tra la massa, a volte ti rilassa. Perdere un po' i sensi, non dire ciò che pensi. Su cosa dovrei basarmi? Di quale dovrei innamorarmi? Non rispondi e ti diverti, più ti manco e più ti penti. Perché non riesci a crescere e fai superficiale. Hai paura di provare qualcosa che vada oltre, qualcosa che sia più forte. E allora che devo fare? Prendere o lasciare? Provarmi a fidare e farmi del male? Che devo dire? Lasciarti mentire? Vederti sparire? Farmi soffrire? Dare ascolto al cuore o alla mente? Dare peso al passato, al presente? Sei certo tu, io merito molto di più.